Ciao ragazzi, bentornati. Questa è la recensione di uno dei prodotti più richiesti, in quanto molti di voi mi hanno scritto per chiedermi cosa ne pensassi di questo modulare molto innovativo. L'LS2 Valiant è il soggetto di questa recensione ed è molto particolare perché la mentoniera sparisce fin dietro la calotta. Ci sono un sacco di benefici da questa scelta ingegneristica, il peso non grava più sul collo, l'effetto aerodinamico non fa più da vela, ma certamente questa scelta comporta dei compromessi a livello di design e altri fattori che vediamo dopo la sigla. Bene, eccoci qui. Allora, il Valiant della LS2 è il primo modulare di questo tipo che provo. Ci sono infatti altri produttori che hanno approcciato il mercato con questa soluzione e devo dire che il casco mi ha sorpreso. Mi ha sorpreso perché mi immaginavo qualcosa di estremamente complicato, di poco funzionale, di estremamente rumoroso e di fragile. Avevo questa idea in testa. Invece ho provato il casco sia nei mesi invernali che nei mesi estivi, testando quelle che sono appunto le infiltrazioni d'acqua, le infiltrazioni di spiragli di vento e così anche le vibrazioni dovute al fatto che la mentoniera sia aperta, chiusa e quelle che sono appunto le sensazioni di comfort che il casco dà. Il Valiant della LS2 è un casco molto molto particolare. La prima cosa che si nota è quella di permettere alla mentoniera di sparire dietro la calotta. Non ci sono sblocchi da effettuare sulla visiera che sale automaticamente e anche in maniera abbastanza facile. Ovviamente la mentoniera si blocca alla fine della calotta dove è stato fatto un gradino, il design appunto permette alla calotta di bloccarsi lì senza avere congegni di blocco o sblocco da azionare e quant'altro e rimaniamo con il casco completamente scoperto che diventa come un jet dove si può proseguire il viaggio con la visiera abbassata oppure con la visiera alzata e la lente per il sole. La prima cosa che ho notato è che il casco è molto rumoroso in questa configurazione, sembra quasi che la visiera svolga una funzione di sostegno delle due pareti del casco, perché in questa modalità c'erano delle rumorosità particolarmente fastidiose su questa lente da sole, ma una volta riabbassata la visiera trasparente i rumori sparivano, quindi si ha un comfort abbastanza soddisfacente per la guida estiva perché con questa impostazione il casco non è per niente rumoroso. Mi ha sorpreso positivamente l'interno che è di buona qualità e tra l'altro è molto avvolgente, cioè non ho mai avuto nei mesi invernali ma neanche nei mesi primaverili la sensazione di infiltrazioni di vento fastidiose o che accentuassero la sensazione di freddo, perché è veramente un'ottima imbottitura, molto elasticizzata, quindi avvolge la testa in maniera veramente veramente buona. E il tasto che aziona la lente è anch'esso molto morbido, non ci sono scatti o impedimenti, quindi anche questo lo si può azionare facilmente con una mano sola. Il congegno, il leveraggio che permette l'apertura e la chiusura della mentoniera fin dietro la calotta è molto molto morbido, molto leggero, non ci sono ingranaggi che creano un ostacolo che comunque rendono questa operazione più difficoltosa e che comunque realizziamo con una mano sola mentre l'altra rimane sulla manopola del gas, quindi vogliamo che questa operazione sia il più rapido possibile, il più facile possibile. Il casco è decisamente studiato in maniera ottimale da questo punto di vista, non soltanto per la fluidità del movimento. Una volta azionato con una mano lo sblocco della mentoniera, questa si alza e automaticamente alza anche la visiera, che arrivata a un certo punto lascia spazio alla mentoniera e poi noi per guidare la dovremo riabbassare per proteggerci dal vento, ma nel momento stesso in cui andremo a richiuderla si azionerà un leveraggio che farà alzare automaticamente la visiera. Prese d'aria sono due per l'ingresso, la calotta superiore e la
mentoniera e ovviamente l'uscita dell'aria è posizionata qua, quindi a livello di ventilazione non ci sono stati problemi, a livello di interni la qualità è discreta, la rumorosità c'è perché comunque è un casco modulare e come tutti i modulari tutto l'insieme degli ingranaggi che lo compongono a lungo andare assumerà un gioco delle tolleranze che lo renderanno più rumoroso. Però devo dire che sorprendentemente quando il casco è chiuso si sente molto molto compatto, molto solido, come se fosse un pezzo solo, e questo mi ha piacevolmente sorpreso. Che cosa si può dire di negativo di questo casco? È un casco che comunque ha un peso di 1,7 kg, perché per mettere insieme la tecnologia e i componenti che permettono a questo casco di aprirsi in questo modo, sicuramente c'è del peso da considerare. Un altro aspetto che probabilmente non convince di più è il design. Vedete anche voi che per dare la forma alla mentoniera tale da poter scavalcare tutta la calotta e andare dietro, il casco ha volutamente una forma non appuntita e quindi che può non piacere ai più. Come vedete, ho posizionato le piastre della telecamera qua sopra, c'è appunto da considerare che con un modulare tradizionale che si ferma più o meno qui è possibile tenere sempre la telecamera sul casco agganciata, però in questo caso se sappiamo di dover fare molti chilometri la stacchiamo, facciamo passare la mentoniera, riattacchiamo la telecamera e continuiamo a registrare il nostro viaggio. Sarà da fare altrettanto così, staccandola prima di richiudere, perché altrimenti non riusciamo più a muoverla. Però è un vincolo che si può superare, è un limite che si può superare. Abbiamo detto appunto che il casco pesa 1,7 kg, ha una forma da ovale allungato ed è fatto in materiale KPA certificato, che è anche quello che era presente in altri husky che ho provato. Quindi bene, per oggi è tutto, la recensione la trovate anche sul sito partireper.it con i punteggi dei vari aspetti tecnici di questo casco, che ripeto ho provato sia nel freddo che nel caldo, e vi ricordo ancora che la mototendata di giugno è confermata dal 15 al 17 in zona Marzabotto, trovate tutti i dettagli sul sito Partire Per, e che questi spunti, le nozioni, i concetti, i consigli che vi do quotidianamente su questo spazio sono estratti dal mio primo libro, Manuale del Motoviaggiatore, che è adesso uscito in seconda edizione ed è disponibile sul sito partireper.it. Di nuovo per oggi è tutto, da Jonathan Encini, ci sentiamo domani, ciao!